Ad un anno dall'inizio della pandemia, 110 ricoveri ci sono stati presso il reparto Covid di Agropoli. Tanti pazienti sono tornati a casa e hanno potuto riabbracciare i propri cari, altri invece non ce l'hanno fatta. Storie drammatiche vissute con la paura di non farcela, soli in un letto di subintensiva o di malattie infettive o addirittura per i gravissimi in terapia intensiva. A lottare contro la morte, con il respiro che manca, i dolori che ogni giorno si fanno sentire sempre più e l'incubo che il virus non sparisca dal proprio corpo. Sono storie quotidiane di cui spesso sentiamo parlare, quasi non ci facciamo più caso, ma chi riesce a uscirne lo vuole gridare al mondo intero che ce l'ha fatta, che ha sconfitto il virus e in particolare racconta la propria esperienza per dare non solo un messaggio di speranza a chi ancora sta combattendo contro la morte, ma per ribadire che il Covid non fa sconti neanche a chi è giovane e non ha gravi patologie pregresse. Lui aveva una tachicardia, mal di testa, perché lui soffre anche di altre patologie. Non sospettavamo che era questo virus e comunque poi è arrivato al pronto soccorso, fortunatamente che l'hanno ricoverato qua, perché sono a verità persone proprio eccezionali. Poi non ce l'aspettavamo che riusciva a superare questa cosa. Infatti i dottori, anche loro, non avevano molte speranze come ha preso questo virus, e fortunatamente un po' loro, un po' lui, la terapia è riuscito a superare. Che cosa si vive in questi momenti lunghi, tra l'altro, di attesa e di una risposta positiva, insomma, da parte dello stato di salute? Non è che non avevo speranze, conoscendo lui sì, perché lui è un uomo forte, però è bruttissima, pensi un sacco di cose. La storia di Vincenzo Ruocco, originario di Scafati, del 64, dopo 66 giorni di terapia subintensiva per polmonite bilaterale interstiziale da Covid-19 severa, Vincenzo la racconta ai nostri microfoni. Io non posso che ringraziare i dottori, tutto lo staff, medici, infermieri, reos, tutti quanti. Mi sono stati vicino davvero come la mia famiglia. E anche questo è stato il mio punto di forza. Con il carattere che mi ritrovo, sono riuscito a reagire e a superare tutto ciò grazie anche a loro. Loro meritano tantissimo, veramente tantissimo, a parte la mia famiglia, perché la famiglia è la famiglia, ma loro hanno strafatto, se posso dirlo, per me. Veramente hanno strafatto, li amo da morire, lo dico con il cuore in mano, veramente. Signor Ruocco, vogliamo lasciare un messaggio invece a chi guarderà questo servizio per la condizione, insomma, in cui lui ha vissuto per 2 mesi. C'è ancora qualcuno oggi che mette in discussione il coronavirus? Che cosa si sente di dire? No, non devono prenderla alla leggera, perché io non sono mai stato uno di quelli là che ho pensato che non esiste, anche se a volte tintinna. Ragazzi, fa paura, controllatevi, state attenti tutti, in tutto e per tutto, perché non è un gioco da ragazzi, c'è una cosa tosta veramente, ve lo dico con il cuore. Sono stato malissimo, anche se sono riuscito a superare, però mi sono dovuto impegnare, che non vi dico quanto, non vi dico, e non so tutta sta forza da dove l'ho presa, non lo so. Un appello che vi faccio: state attenti, fate a meno di ciò che potete fare a meno, tanto c'è tempo, avete una vita davanti, potete sempre, diciamo, rifarlo, dai, quello che lasciate adesso lo rifarete poi, senza problema, e senza creare più problemi agli altri ancora, capito? Così facendo distruggiamo anche gli altri, se non pensiamo a noi stessi vuol dire che non pensiamo nemmeno agli altri, capito? Quindi bisogna farlo per noi stessi e per gli altri. Stiamo attenti. È la nostra mascotte Vincenzo, è ricoverato dal 9 febbraio in questo ospedale, prima ricoverato nel reparto a media e bassa intensità col dottore Ielmi, per il peggioramento delle sue condizioni è stato trasferito da noi in subintensiva. Ha lottato lui con la sua forza e noi con tutti
i miei ragazzi, i miei infermieri, tutti quelli che l'hanno supportato. Lui ha avuto una grossa forza, lui è un paziente giovane. Oggi per noi è una giornata speciale, lo dico con il cuore in mano, veramente speciale, perché è un paziente che per 2 mesi, e sono tanti 2 mesi di Covid, non sono pochi, e ha subito non soltanto il Covid, ha avuto anche delle complicanze che sono relative a quello che è la patologia, quindi ha fatto anche un'embolia polmonare importante, ed è uno che qui dimostra che si può uscire dal Covid. Certo, le statistiche parlano di tanti morti, ce ne sono stati anche da noi, però questo è per infondere un messaggio di speranza per quelli che sono ancora qui da noi, e ce ne sono tanti, e stanno combattendo come Vincenzo. E quindi noi il messaggio che vogliamo dare è che noi siamo qui a lottare con i nostri pazienti, perché loro, Vincenzo in questo caso, è la speranza anche per noi che lavoriamo qui e che siamo tutti i giorni in prima linea, in trincea, a combattere. E quindi per noi è una grande soddisfazione, sicuramente da un punto di vista nostro professionale, di assistenza. Gli infermieri sono stati per Vincenzo un punto di forza, lui l'ha detto, e siamo una famiglia. Io questo ci tengo a dirlo, perché qui ormai quasi 6 mesi dell'apertura, 110 ricoveri, che non sono pochi, e siamo una famiglia, quindi i nostri pazienti ci vedono come famiglia, forse anche per questo lui l'ha detto, la sua forza non è solo la sua famiglia esterna, ma noi che siamo stati la sua famiglia interna per 2 mesi. Il suo percorso non finisce qui, è un paziente che non torna a casa nell'immediato, perché ha necessità di una riabilitazione che sia oltre che fisiopatologia respiratoria, perché il Covid, questa brutta polmonite interstiziale, gli ha comunque in parte danneggiato il polmone, e quindi lui ha necessità ancora di riabilitare questo polmone in una struttura idonea. Lo portiamo a Villa Margherita, Benevento, dove lì è una struttura apposito per quanto riguarda sia la fisiopatologia respiratoria e anche neuromotoria. Lui è un paziente giovane e nonostante la sua giovane età, 2 mesi di allettamento l'hanno provato, quindi lui ha necessità di riabilitare tutto quello che è anche la funzione muscolare. Per quanto noi qui, lui da 1 mese sta facendo fisioterapia con i nostri fisioterapisti, non è ancora pronto per potersi sollevare con le sue forze. Ma vincerà anche questa battaglia, lui lo sa, ha vinto la battaglia più dura e adesso basterà un pochino, diciamo, ancora di riabilitazione e potrà tornare finalmente a casa nel migliore dei modi. Con questa esperienza che lui ha descritto forse meglio di tutti, perché chi lo vive il Covid sa cos'è. E dare una testimonianza come l'ha data lui, di allerta, di attenzione, di responsabilità soprattutto. Lui è un paziente giovane e deve aiutare chi è al di fuori a capire che il Covid non è lontano, è vicino ad ognuno di noi, e per poterlo arginare, responsabilità di tutti, regole, non abbassiamo la guardia. Vincenzo è guarito, ma il suo percorso ospedaliero non è stato facile. Con gli occhi pieni di lacrime e la felicità di avercela fatta, sorride alla vita e ringrazia tutti i medici ed il personale infermieristico che in questi lunghi 66 giorni gli sono stati accanto.